el fin de casi todo. Vengono, lontani un attimo fa, ora invadono occhi, segnano mani e virano il viso, trasformano in cipria la strada. 18:35, 22 maggio. Cosa vogliono tutti questi morti da noi? Perché non siamo capaci di lasciarli andare? Aggrappati alla valigia sul litorale. Cosa vogliono da noi? Perché non siamo capaci? È vero, si inizia sempre finendo, è una regola. Solitudine di una parola data. Eccolo qui, il teatro di guerra. Due infami a passeggio nel calore. 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 Ma io la ricordo come un capogiro, la scomodità, la via dell'affetto sfinito. Non era in quella strada, non era con me, non era con me allora, non con me ora. Alla fine ho cercato solo qualcuno che fosse un poco come me, per abitarci non troppo lontano, giusto per fare una visita inaspettata, prima di un abbassamento di luce, qualcuno che non cambiasse i numeri nella notte e che sparisse solo dopo di me. Mezz'ora prima di morire, 30 minuti prima di perdere la strada, che sole c'era, che vento, che direzione, che sguardo. Afrore, meritato dolore, che cosa volevi? Cos'hai ora? Ma il bianco di ciò che non torna è un'epistassi del tempo. E io mi spavento se non riconosco un luogo caro. E allora, chi sono per non voltarmi, per non cadere, cadere, cadere? Vieni, accendiamoci una sigaretta, ma ti prego, non andare. Sono solo qui con te in un futuro aprile. E poi, della morte so poco. Affondare forse. No, meglio, galleggiare. Galleggiare a Tiberiade. E se tornassi lì, che farei? Chi troverei? Che parole direi? Il futuro, i figli, le madri, i suoni e le sviste, il desiderio e il destino, la nostra stessa dimenticanza. E mai padroni a casa nostra. La nostra stessa dimenticanza. E mai a casa nostra.